Salve a tutti, oggi andremo a osservare una bellissima opera di Jacopo Vignali, un artista della cui vita parlo in un altro video qui sul mio canale, dedicato proprio a questo pittore. Un video dal titolo Il flautista, per chi volesse saperne di più e conoscerlo meglio. Questo bel dipinto che andremo a osservare oggi è del 1625 circa e fu inizialmente attribuito a Giovanni Martinelli. Di lui infatti ci sono altre opere di soggetti rapportati con la morte, come vediamo qui. Ma in un secondo momento si è riconosciuta in questa bellissima opera la mano di Vignali, sia per la stesura pittorica compatta e definita, mentre quella di Martinelli è un po' più nebulosa, sia per la fisionomia del ragazzo che nella pittura di Vignali torna altre volte in opere del Vignali stesso, come ad esempio in queste due opere. Nell'opera di sinistra osserviamo il volto dell'angelo, mentre in quella di destra il ragazzino protetto da un angelo. Entrambi i volti assomigliano molto al volto del ragazzo dell'opera che osserviamo oggi, un'opera intitolata La gioventù sorpresa dalla morte. Ma non è da escludere comunque che Jacopo Vignali, per il soggetto di quest'opera, conoscesse e si fosse ispirato alle tematiche relative alla morte del Martinelli stesso. Mentre per la foggia dell'abito scuro del giovane, con le maniche trapuntate e il collare lavorato con un fine merletto, si pensa che Vignali si fosse ispirato e fosse stato colpito dal ritratto di un giovane morto prematuramente e ritratto dal pittore Francesco Curradi. Anche nel quadro del Vignali il ragazzo potrebbe essere una persona scomparsa prematuramente, quindi un ritratto in memoria di un soggetto che Vignali forse conosceva personalmente, oppure rappresentare più genericamente la gioventù, con un pizzico anche di vanità propria di quell'età, come vediamo nel lucido orecchino che il giovane indossa alla sua sinistra. In quest'opera vediamo che la gioia di assaporare la vita del giovane viene improvvisamente interrotta dalla morte, che sopraggiunge posandogli una mano sulla spalla e mostrandogli la clessidra, che annuncia che il suo tempo è ormai finito. Non c'è da scordare infatti che una violenta epidemia di tifo si diffuse proprio nel 1620 e non è da escludere che il Vignali fosse rimasto profondamente colpito dai tanti morti, anche giovani, che ci furono a causa di questa peste. E dopo aver gustato questa bellissima opera di Jacopo Vignali, La gioventù sorpresa dalla morte, non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti dalla meravigliosa campagna toscana, ciao a tutti dalla vecchia Gio.